caricodisti numero uno, Tincozzi, tendone del Tincozzi, uno degli uomini che a sentire Mattia Torraco e Nicola Montalbini sono stati gli artefici del loro successo. Ricordiamo che questo campionato non è un campionato di podismo e se le moto non sono perfette ogni volta che i piloti entrano in pista il pilota non può vincere. Signori quadisti, Valerio Colombo, campione italiano 2010, meccanico, capo meccanico del team con due campionati italiani 2010 vinti, due campionati italiani 2011 vinti. Valerio, ci dicono che dalla Polonia alla Danimarca non ti hanno neanche a giugno neanche fatto tornare in Italia. Hai pellegrinato con il team. Ho fatto il pellegrinaggio dalla Danimarca, sosta in Germania per gli allenamenti e infine in Polonia. E quanto per Giuliano nella sua intervista veramente ha detto: signori, abbiamo fatto tanto, abbiamo dato tanto e fortunatamente abbiamo anche preso tanto, ma siamo veramente stanchi. Sì, te? Un pochino stanco, sì, però soddisfazioni tante, dai. Com'è gestire le moto di questi piloti? Quanti te ne combinano? Boh, combinano quello che è necessario per stare davanti agli altri. Perlomeno cercare di rimanerci. Quanto pare oggi hanno dimostrato di riuscire a farlo. Valerio, è più un lavoro che devi espletare in pista o è più un lavoro di preparazione? No, più che altro lavoro di preparazione in pista, è solo una questione di affinamento e manutenzione più che altro, i controlli prima di entrare in una gara. E questo è importante. Valerio, con le nuove, quanto stiamo sviluppando di nuovo per il 2012? Perché il giuri non ce lo dirà mai, allora cerchiamo neanche, da te. Io neanche, purtroppo. Oh, Peppolino. Valerio. Facciamo qualche sorpresa per l'anno prossimo. Mi sa che ce l'avete sicuramente. Grande Valerio, ti lasciamo ai festeggiamenti, ancora i nostri complimenti per i titoli italiani confermati e rivinti nel 2011 e un arrivederci al 2012 ancora nel campionato italiano e ancora a difendere i colori italiani nell'Europeo 4. Certo, speriamo. Grazie. Su questa linea. Valerio, complimenti campione. Grazie a voi.